La storia di Arianna è una storia di salvezza, certo, ma è anche una storia di inganni. Arianna era la figlia di Minosse, il re di Creta. Creta è la più grande isola greca e la quinta per grandezza di tutto il nostro mare, il Mar Mediterraneo. Le sue spiagge sono bianchissime e la sua acqua trasparente, azzurrina e perfetta. Lì, su questa bellissima isola visse la famiglia di Arianna, dentro un palazzo così grande da essere una reggia, piena di colonne, corridoi, porte e finestre. Possiamo solo immaginare come sia stato per questa bambina vivere in un luogo tanto spazioso da sembrare infinito, dove fosse davvero semplice perdersi tutti i giorni. Forse spesso si nascondeva ai genitori, spariva, oppure usava dei fili e delle stoffe per segnare i suoi percorsi nella reggia, trovare un modo per tornare sana e salva nella propria stanza. La sua vita all'inizio passò così, tra nascondigli e perdite di rotta, tra quelle alte mura, finché il padre Minosse non volle fare un omaggio a Poseidone, il dio del mare. Minosse chiese al dio un regalo, un toro, un animale molto bello da poter sacrificare poi al dio, proprio sulla spiaggia, come segno di amore e devozione e rispetto verso Poseidone stesso. Il toro che arrivò alla reggia era bianco e molto imponente, muscoloso, un animale quasi regale. Bellissimo. E Arianna, quando lo vide, ne fu subito spaventata ma anche incuriosita. Minosse trovò che l'animale era troppo bello, troppo pregiato per essere ucciso in favore del dio e passò tanto tempo a pensarci su. Voleva infatti mandarlo tra le sue mucche per far nascere dei vitelli splendidi e molto in salute. Poseidone intanto guardava dall'alto la scena e ogni giorno che passava si innervosiva sempre di più. Come osava quell'uomo prenderlo in giro così? Prima gli aveva chiesto un animale da sacrificare, il più bello e più forte del mondo, e poi non lo stava sacrificando, lo teneva in vita perché voleva trarne lui dei benefici. Poseidone era talmente arrabbiato che decise di punire tutta la famiglia di Arianna e scagliò una terribile maledizione sulla madre, la quale una mattina all'improvviso si svegliò e scoprì di essere innamorata di quel toro, di desiderarlo come si desidera uno sposo. Dal terribile amore della madre di Arianna per una bestia, dopo 9 lunghi e drammatici mesi, nacque addirittura un figlio. Una creatura col corpo da uomo e la testa da toro. Il padre di Arianna era sconvolto, non sapeva cosa farne di quel figliastro mostruoso, metà toro, metà uomo, e Arianna non volle neanche vederlo, spaventata dal solo sentirlo nominare. Tenere in casa la bestia non era possibile. Da ogni camera si riusciva a sentirlo gridare. In più avevano scoperto che mangiava le persone, si nutriva soprattutto di carne giovane. Arianna aveva paura che un giorno sarebbe toccato proprio a lei. Minosse capì che non era in grado di combatterlo. Uccidere quella bestia sembrava un'impresa impossibile. Allora fece costruire nell'ampio giardino della reggia un labirinto di pietra. Al centro vi mise il figliastro, ribattezzato Minotauro. Arianna vide quelle pareti alte e temibili invadere il giardino della sua infanzia e seppe che veramente qualcosa era cambiato per sempre. Minosse non si arrese a quella sciagura e decise di trarne qualche vantaggio. Mandò ad Atene, contro cui era in guerra, dei suoi uomini, per rapire giovani uomini e donne da costringere al gioco del labirinto. Venivano convinti a entrare per cercare l'uscita e
e finivano per incontrare il Minotauro e non fare più ritorno. Queste sparizioni non passarono ovviamente inosservate ad Atene, dove Egeo, il re, era sempre più preoccupato per quello che stava succedendo a Creta e per i racconti che la gente faceva del mostro custodito nel giardino di Minosse. Tanta era la preoccupazione che alla fine Teseo, il figlio di Egeo, principe ateniese, armò la sua nave, la sua flotta, e partì per vendicare i giovani che avevano perso la vita in quel labirinto. Quando Teseo arrivò a Creta, disse a Minosse che anche lui voleva entrare nel labirinto e ne sarebbe uscito però vincitore. Minosse sorrise, sapendo che non ce l'avrebbe mai fatta. Il labirinto era troppo intricato e il Minotauro sempre, sempre più affamato. Ma Arianna, appena vide il giovane Teseo, se ne innamorò, se ne invaghì immediatamente. Il suo viso era bellissimo, l'armatura era scintillante, aveva un modo deciso di parlare, le sembrava valoroso. Arianna voleva a tutti i costi scappare da quell'isola maledetta, lasciare Creta e lasciare alle spalle il labirinto, i segreti di famiglia e tutto quello che era capitato. Allora, di nascosto, incontrò Teseo e si propose di aiutarlo in cambio del loro matrimonio. Lei lo avrebbe aiutato a uscire sano e salvo dal labirinto e lui, in cambio, l'avrebbe portata ad Atene e sposata. Teseo disse di sì e Arianna gli mise tra le mani un filo rosso. Un capo del filo lo avrebbe tenuto lei e l'altro l'avrebbe tenuto Teseo e lo avrebbe portato nel labirinto, così da poter riavvolgere il filo e ritrovare la via d'uscita dopo aver sconfitto il Minotauro. Teseo entrò tenendo ben legato a sé il filo e Arianna lo aspettò impaziente all'altro capo, fiduciosa che sarebbe riapparso da un momento all'altro. E così, infatti, fece Teseo, che tornò vincitore portando in mano la testa tagliata del Minotauro, che era riuscito a sconfiggere. Quella testa, forse mostruosa, era pur sempre la testa del fratellastro di Arianna, rappresentava molte sofferenze di famiglia ed era causa dell'intervento di Arianna se aveva fatto quella fine. Prima che il padre potesse scoprire il suo tradimento, Arianna salpò verso la città di Atene, su una delle navi della flotta di Teseo. Il vento le accarezzò i capelli, la salsedine le stuzzicò le narici e lei si sentì pronta, finalmente, per una nuova vita. Ma come vi ho già detto all'inizio, questa è una storia di salvezza, sì, ma anche una storia di inganno. E infatti, Teseo non aveva proprio voglia di sposare Arianna, anzi, non era sua intenzione neanche portarla fino ad Atene. Quando le navi si fermarono per una sosta all'isola di Nasso, Teseo disse ad Arianna di mettersi all'ombra e riposarsi mentre prendeva delle provviste. E lei, tranquilla, si appisolò all'ombra senza pensieri. Ma al suo risveglio, Arianna scoprì di essere stata presa in giro. Le navi erano salpate, senza di lei, e ora era rimasta sola su un'isola sconosciuta. Capì quindi che Teseo era partito da solo e che non si sarebbe sposata ad Atene. Anzi, avrebbe sempre vissuto in compagnia del senso di colpa, di aver tradito la sua famiglia per un uomo che non l'amava, ma voleva soltanto da lei una soluzione, un modo per salvarsi. Arianna iniziò a piangere sempre più forte, con sempre maggiore disperazione, di fronte a quella che le sembrava una brutta ingiustizia. Teseo le era apparso un giovane fedele, valoroso, e invece era solo la gloria che desiderava, poter dire a tutti di essere riuscito a sconfiggere una bestia, un mostro, il Minotauro. Senza di lei, noi lo sappiamo,
Non ci sarebbe riuscito, però. Senza il suo filo rosso, non avrebbe saputo come tornare indietro e uscire dal labirinto. Gli dèi seguivano, come sempre, le vicende dall'alto. Poseidone era contento di aver causato tutti quei problemi a Minosse, che non lo aveva rispettato a dovere, ma serpeggiava tra le altre divinità molto dispiacere per Arianna, che non aveva colpe per quei misfatti e per tutto quello che era capitato alla sua famiglia. Il più dispiaciuto tra gli dèi era Dioniso, il dio delle feste e del vino, che rimase colpito dalla bellezza di Arianna, dal suo dolore per la famiglia e per l'addio di Teseo. Dioniso quindi decise di scendere sulla terra e raggiungerla. Lei all'inizio, vedendosi di fronte il dio, si spaventò moltissimo, pensando che volesse ingannarla anche lui, come tutti avevano fatto fino a quel momento. Ma poi, piano piano, parlandoci, si convinse a seguirlo. Così Dioniso fece di Arianna sua moglie e lanciò nel cielo il diadema che la ragazza portava sul capo, per farne una costellazione molto luminosa, tanto luminosa da diventare d'aiuto per tutti i marinai in viaggio. Le stelle di Arianna, come il suo filo rosso, avrebbero salvato i viaggiatori dal pericolo di perdersi e non trovare la strada di casa.